Buonasera a tutti. Oggi ci ritroviamo nella mia piccola e modesta cucina di città e visto che siamo ritornati un po' alla quasi normalità di tutti i giorni, si ha un po' poco tempo per realizzare delle video ricette vere e proprie, per cui siccome non voglio rinunciare a realizzare questi piccoli video, oggi vi darò un paio di consigli di cucina su come realizzare due piatti molto sfiziosi con le fragole, visto che siamo in stagione di fragole. Allora, sono molto veloci, tra l'altro assolutamente senza dosi perché si possono regolare, questa è la bellezza di queste due dritte, a un vostro piacimento. Allora, la prima è sicuramente una bella fragolata, però vi dico appunto come la realizzo io. Molto semplice, ovviamente laviamo le fragole e le asciughiamo, però mi raccomando, non fate l'errore di lasciare in ammollo le fragole, magari con il bicarbonato, insomma, per disinfettarle e così via, perché le fragole, essendo porose, essendo delle spugne, tendono ad assorbire moltissima acqua e quindi alla fine non sapere di niente. Quindi lavatele molto velocemente sotto l'acqua corrente, le asciugate, levate il torsolo verde e poi le tagliate della misura che preferite, a metà per avere dei tocchetti più grossi oppure più piccolini. E poi come fate? Le mettete all'interno di un contenitore. Io quando non mi trovo arance, agrumi, insomma, per creare il sughetto per fare la fragolata, cosa faccio? Prendo dei succhi di frutta, magari quelli che sono a basso contenuto di zucchero, che non ne hanno completamente, e generalmente utilizzo il succo ace. E utilizzo proprio quello per irrorare le mie fragole. Poi, a piacimento vostro, potete aggiungere o meno dello zucchero. Io glielo metto perché comunque se mi trovo delle fragole che non sono propriamente dolci, allora un po' di zucchero lo metto. E poi un'altra accortezza che metto è un po' di succo di limone e delle foglioline di menta tritate finemente. Lasciate macerare un pochino e avrete una fragolata celere, molto veloce e molto ma molto buona in pochissimo tempo. Ovviamente tutte le fragolate che si fanno in casa sono buone e questo è un metodo che utilizzo io proprio perché mi piace poi bere quel sughetto, quel succo di frutta che viene arricchito dal poi il succo naturale, ecco, che rilasciano le fragole. Un'altra ricettina molto veloce e anche senza dosi, che si può fare con le fragole, ma anche con qualsiasi altro tipo di frutta. Un gelato espresso molto veloce, tra l'altro che ci fa sentire anche poco in colpa, senza sensi di colpa, ecco. Quindi prendete un bel barattolone di yogurt greco, quello bello spesso, quello denso. E, tra l'altro potete utilizzare anche il kefir, che io trovo ottimo e si trova spesso anche aromatizzato. E alla bacca di vaniglia, ai lamponi, insomma, vi consiglio di prendere tra l'altro quello naturale perché poi appunto lo andrete ad aromatizzare con la frutta a vostro piacimento. Lo addolcite con del miele, quindi ovviamente a seconda dei vostri gusti, andate piano piano magari con un cucchiaio e vedete se diciamo va bene e poi proseguite. Ovviamente il miele può essere sostituito anche dallo sciroppo d'agave, dallo sciroppo d'acero, quindi potete un po' spaziare con qualsiasi sostanza zuccherina che non sia però lo zucchero semolato e poi mettete all'interno la frutta frullata che desiderate. Io ovviamente essendo stagione di fragole vi consiglio le fragole per fare un bel gelato alle fragole. Mescolate il tutto e riponete in freezer. Se volete essere proprio pignoli, magari per 2-3 volte ogni ora lo prendete, lo ripassate nel frullatore per rompere un po' i cristalli di ghiaccio che si verranno a formare e poi il vostro gelato fatto in casa velocissimo e strabuono è pronto. Poi se lo volete fare ancora più goloso, all'interno potete mettere delle gocce di cioccolato oppure anche dei pezzettini di biscotti, se fatti in casa ancora meglio. Quindi, le due ricette sulle fragole io ve le ho date. Non ho avuto il tempo di potervele far vedere proprio in pratica, però visto che sono molto semplici, sono sicura che se provate l'uno o l'altra saranno di ottima riuscita. E quindi fatemi sapere, mi raccomando. Alla prossima!